Siamo qui a presentare dei nuovi bandi da parte del Comune di Rovigo. Di cosa si tratta? Sì, sono delle opportunità per le famiglie che hanno i ragazzini in età scolare e che possono così, con questi contributi, avviarle ad attività di socializzazione, attività sportiva. Rientrano questi nel contrasto alla povertà educativa, perché molto spesso si è visto anche con i dati statistici, le famiglie povere fanno fatica, no, a pagare le attività anche culturali, corsi di formazione, corsi di musica. Ecco, quindi si vorrebbe con questa iniziativa non togliere queste opportunità e favorire anche l'inclusione e l'inserimento in tutte le nostre attività e associazioni del territorio. Parallelamente abbiamo attivato un tavolo di coprogettazione con le associazioni, le cooperative e gli istituti scolastici proprio per fare una serie di iniziative extrascolastiche e abbiamo messo a disposizione un fondo di 290.000 euro proprio per la povertà educativa, quindi si sta lavorando per sostenere le famiglie e i loro ragazzi. Sì, è un intervento importante che favorisce le famiglie che vogliono con la ripresa, dopo diciamo, l'attenuazione degli effetti del Covid, riproporre la partecipazione ai loro figli nell'ambito delle attività culturali e sportive. Pertanto abbiamo 40.000 euro a disposizione come residuo di un fondo Cariparo che ha finanziato una serie di iniziative del Comune che si possono utilizzare a sostegno delle famiglie e quindi alla possibilità da parte dell'associazionismo sportivo e culturale di fare delle proposte ad hoc per i ragazzi. È qualcosa di molto importante proprio per combattere diciamo la sedentarietà e anche la povertà culturale ed educativa che il Covid ha purtroppo favorito. Sì, abbiamo lavorato in sinergia con i due assessorati e quindi con le due assessore Zambello e Alberghini, c'è stata un'ampia convergenza su questo tipo di iniziative molto importanti per le famiglie del Comune di Rovigo e anche per il coinvolgimento di tutto il terzo settore rodigino, quindi un sostegno ma anche un incentivo alla ripartenza dopo un periodo comunque di forte isolamento per i ragazzi, quindi senza alcun tipo di distinzione tra maggioranza e minoranza, ma tutto il Consiglio Comunale ha collaborato con gli assessori per trovare le giuste soluzioni per queste iniziative, da una parte i bonus sportivi e per l'attività culturale, dall'altra questo bando per la coprogettazione che uscirà in sinergia con il terzo settore rodigino. Grazie. Grazie a voi.